Oggi 9 dicembre. Vediamo cosa ci propone oggi il libro dell'anno. Versetto, tu mi mostrerai il sentiero della vita. Vi sono gioie a sazietà nella tua presenza. Salmo 16, 11. Il sentiero della vita è vivere con Gesù, vivere con il Signore. Solo così abbiamo gioie a sazietà, solo così se imbocchiamo il sentiero di Dio, che è la fede nel nostro Signore Gesù Cristo. Bene, poi Motti. In questo mondo l'apatia è una grave colpa, specialmente per i credenti. Sì, la fatica, il fatto di non voler far niente, di fregarsene di tutto praticamente, no? È una grave colpa. Noi invece dobbiamo interessarci alle persone che soffrono, interessarci alle situazioni che viviamo. Dobbiamo sempre trovare le occasioni per parlare di Gesù. Noi non possiamo essere apatici, cioè non interessarci di quello che succede. Dobbiamo invece interessarci e intervenire quando possiamo intervenire con la parola di Dio. Con l'annuncio del Vangelo dobbiamo essere sempre attivi, non possiamo mai essere apatici. È una colpa, come dice questo motto, essere apatici, specialmente per un credente. Quando siamo trasparenti, somigliamo al cielo. Anche questo è un motto interessante. Dobbiamo essere trasparenti, non dobbiamo mettere dei muri. Chiudere, dobbiamo aprire al bene, alla giustizia, alla verità, dobbiamo essere sempre aperti a vivere con amore, a vivere nella verità, a vivere nella giustizia. Dobbiamo essere trasparenti e allora assomigliamo al cielo. Bene. Oggi parliamo, non so se lo leggo bene, dell'Efod. Sì, l'Efod. Faceva parte del vestito del sommo sacerdote e conteneva il pettorale con le pietre preziose sulle quali erano scritti i nomi delle 12 tribù. Dall'ebraico afad legare, perché teneva il pettorale al suo posto. Fu indossato da Aronne, il sacerdote, Esodo 28,6, da Samuele, il profeta, 1 Samuele 2,18, e da Davide, il re, secondo Samuele 6,14, prefigurando così le prerogative espresse in lui in tutta la loro perfezione di Gesù. In episodi tristi della storia del popolo di Dio, fu usato anche con intenti idolatri. Sì, Ho quindi detto giusto, perché di solito sbaglio. sì, è giusto, è giusto. Alcune notizie quindi sull'Efod, questo faceva parte dei vestimenti sacerdotali, no? Quindi sono alcune note interessanti. Poi oggi cominciamo la lettura. Nel piano di lettura di tutta la Bibbia in un anno, divisa per tutti i giorni del libro dell'anno, Osea, quindi note su Osea. Autore Note su Osea, un libro come vedrete molto importante. Osea, contemporaneo di Isaia, Amos e Michea, che operò in Israele, regno del nord. Data di composizione, seconda metà dell'ottavo secolo avanti Cristo. Parola chiave, ritorno. Messaggio centrale, l'apostasia è prostituzione spirituale, ma l'amore di Dio è immutabile. L'amore di Dio è immutabile, quindi anche quando sbagliamo possiamo tornare indietro con pentimento e proponendoci di non cadere più in quell'errore. Note varie. Primo, il nome Osea significa salvezza. Salvezza, bellissimo. Secondo, i tre peccati principali del popolo, idolatria, anarchia, alleanza con gli stranieri. Sì, sono tre peccati
molto importanti che ha commesso il popolo di Israele. Terzo, schema del contenuto, due punti. La vergogna del peccato, le conseguenze del peccato, ovvero afflizione, difficoltà, perplessità, insuccesso, delusione, l'amore di Dio, pentimento e confessione come condizioni per il ristabilimento della comunione con Dio. Perfetto, molto bello. Rileggetevi poi, e magari lo leggiamo anche noi, rileggetevi poi questo brano perché è molto importante. Rileggiamo dopo i soggetti, sì. Prima di chiudere. Soggetti di preghiera di oggi. Preghiamo per l'evangelizzazione della mia città. Sì. Continuiamo a pregare per le Marche. Le Marche nel piano per le regioni. Preghiamo per i credenti in Cina spesso in difficoltà e per la loro opera di evangelizzazione nella loro nazione. È importante, è 1.500.000.000 di persone, quindi preghiamo per la Cina, per tutti gli aspetti dei problemi in Cina. Nell'Africa subsahariana, una donna su 16 non sopravvive alla maternità. Una donna su 16. In Occidente, una su 2.800. Occidente, una su 2.800. Capite che differenza? Quindi preghiamo per queste popolazioni così davvero in difficoltà. Preghiamo, quindi anche per te, per i non vedenti. Per i non vedenti, anche per me. Bene, allora rileggiamo qua. Aspetta, gli stati nel mondo oggi, Tagikistan. Tagikistan nel piano di preghiera per tutti gli stati del mondo. Direi prima di rileggere il versetto ai motti, di rileggere quel brano della Rileggiamo tutte le note intanto riguardo l'Osea. velocemente. Note su Osea. Autore Osea, contemporaneo di Isaia, Amos e Michea, che operò in Israele, regno del nord. La decomposizione, seconda metà dell'VIII secolo a.C., parola chiave, ritorno. Messaggio centrale. L'apostasia è prostituzione spirituale, ma l'amore di Dio è immutabile. Note varie. Primo, il nome Osea significa salvezza. Secondo, i tre peccati principali del popolo: idolatria, anarchia, alleanza con gli stranieri. Terzo, schema del contenuto. Due punti. La vergogna del peccato, le conseguenze del peccato, ovvero afflizione, difficoltà, perplessità, insuccesso, delusione, l'amore di Dio. Pentimento e confessione come condizioni per il ristabilimento della comunione con Dio. Bene, perfetto, note molto importanti. Rileggiamo i motti e il versetto di oggi. In questo mondo l'apatia è una grave colpa, specialmente per i credenti. Specialmente per i credenti, quindi non dobbiamo pensare, non me ne frega niente, non mi interessa di tutto quello che. Ma dobbiamo interessarci invece, cercare di fare tutto il bene possibile nella nostra vita. Quando siamo trasparenti, somigliamo al cielo. Trasparenti, sinceri, senza ombre, senza ipocrisie, puliti, chiari, sempre. Questa è la nostra situazione. E allora somigliamo al cielo. E quando siamo con Gesù, tutto questo ci viene spontaneo perché lo Spirito Santo vive in noi e allora esprime tutta questa luce, tutta questa chiarezza che è in Gesù, la esprime attraverso noi. E allora siamo trasparenti e somigliamo al cielo. Versetto di oggi. Salmo capitolo 16, versetto 11. Tu mi mostrerai il sentiero della vita. Vi son gioie a sazietà nella tua presenza. Gioie, gioia e sazietà nella presenza di Dio. Quando siamo col Signore, quando siamo col Signore Gesù, ci sono gioie a sazietà. E concludo con un pensiero, siccome oggi abbiamo parlato molto attraverso Osea del peccato, delle conseguenze, noi dovremmo ogni giorno dare al Signore una
richiesta: perdona i miei peccati. E dobbiamo chiedergli di guidare la nostra vita in tre direzioni. Dobbiamo chiedere: perdona i miei peccati e guidami all'obbedienza e alla fede, all'amore e alla verità, alla speranza e alla giustizia, nella libertà, nel servire e nell'attesa del tuo ritorno. Riascoltate queste parole, presentiamo questa richiesta con questo nostro impegno al Signore Gesù ogni giorno, perché così sarà più facile essere trasparenti e non apatici, come chiedono i motti di oggi. Grazie allora e a presto.